Siamo qua nell'Usenzo e purtroppo ancora una volta gli imbecilli che continuano a fare gli atti vandalici continuano. Come vedete qua ci sono tutte queste piantine che in questi giorni, evidentemente, forse ieri sera, stanotte, chissà, dai soliti idioti, perché questa gente sono solo degli idioti, continuano a fare, a distruggere. L'altra volta è stata la volta dei lampioni, come potete vedere i lampioni sono stati tolti perché questi deficienti continuano a danneggiare, a rompere. Là c'è anche i resti di una bomboletta, sono sempre quelli che evidentemente vengono indisturbati e fanno quello che gli pare. Guarda, proprio è una cosa vergognosa, è proprio un dispiacere, ma speriamo che a un certo punto sti cretini vengano presi. Sicuramente sono ragazzi giovani, ma che a un certo punto le famiglie mettano mano in mano nel portafoglio. È una cosa assolutamente vergognosa, una cosa che non, che continua proprio senza nessun rispetto per la comunità, ecco, ma proprio per il gusto di distruggere, basta. Speriamo che presto i carabinieri o le forze dell'ordine riescano a prenderli e che gli facciano pagare tutto quello che hanno fatto fino adesso. Questi, proprio questi, poco di buono. E qua dall'isola di Lione purtroppo è tutto.